Buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi il viaggio continua, anche se siamo arrivati quasi alla fine. Non alla fine ovviamente di un'ipotetica ricerca, perché una ricerca non può finire se c'è voglia di sapere sempre di più. Se si voglia di essere un po' degli overreachers. Però oggi sarà la conclusione effettiva del corso di letteratura francese su Baudelaire, presso la mia università, e quindi stiamo per chiudere un po', per comporre questo quadro che abbiamo delineato insieme in questi numerosissimi video su Baudelaire. Io forse a Baudelaire ho dedicato un'attenzione particolare che a pochi autori in realtà in questo canale ho dedicato. Io ho assemblato diversi interessi, diversi autori, diverse correnti filosofiche, diverse correnti di pensiero e quindi diverse poetiche messe a confronto, passando dall'analisi dei romanzi all'analisi delle poesie, dei sonetti, in quello che abbiamo visto in passato in poesia itinerante, ma credo di non aver mai dedicato a un autore, come ho fatto per Baudelaire, tutto questo spazio, perché molti autori io ho cercato di metterli in relazione tra loro, perché quello che studiamo deve in qualche modo non solo esistere così, ma deve essere solitamente confrontato con altro, in modo tale che l'approccio critico e analitico sia sicuramente più efficace, più vero. Non possiamo studiare Flaubert e lasciarlo morire così. Così come non possiamo studiare Stendhal o Balzac e non connetterli insieme. Così come io non ho studiato Shakespeare in isolamento, e comunque ci saranno altri video su Shakespeare più tardi, visto che l'ultimo esame che sosterrò sarà proprio un orale su Shakespeare, e quindi dedicherò una particolare attenzione ad altre sue opere. Ma Baudelaire ho voluto isolarlo da tutto questo e dedicare un'attenzione particolare solo a questa personalità, solo a lui, solo alle sue opere. Le sue opere che, come mi sento di dire oggi, non vanno viste così a compartimenti stagni, ma come dei dispositivi. Se io parlo delle Fleurs du Mal, non posso evitare di parlare di questo. Dunque, uno non può escludere l'altro. Entrambi sono la stessa cosa, fanno parte della stessa identica cosa. Un serpente, se gli togli un qualcosa, comunque continua a camminare. Un'opera deve, e questa è una similitudine, una frase che Baudelaire cita all'inizio della presentazione dell'introduzione dello spleen. Dunque, le opere non vengono scritte così isolate, ma vengono scritte perché è importante che poi noi sappiamo collegarle e sappiamo ovviamente criticarle allo specchio, in maniera comparata. I fiori del male non vengono isolati rispetto allo spleen de Paris, e lo spleen de Paris non può essere indipendente rispetto alle fleur du male. Fanno parte di quel lungo serpentone, il dispositivo intero. E oggi io analizzo un altro piccolo poema in prosa, un'altra piccola poesia in prosa della raccolta di poesie in prosa Spleen de Paris, che è La Perte d'Auréole. E cercherò di essere sicuramente più breve di ieri. Ieri abbiamo avuto un'introduzione particolare al video e che comunque io ritenevo non opportuna ma necessaria, perché quello che è successo ieri nella nostra università è quello che oggi ci ha fatto fermare in un minuto di raccoglimento, come era giusto che fosse. Secondo me era importante, insomma, sottolinearlo. Non era qualcosa che succede tutti i giorni, era qualcosa su cui è essenziale meditare. È essenziale meditare. E oggi io sono stata diverse ore in università, c'era un silenzio sconcertante. C'era un silenzio sconcertante in tutte le strade, in tutte le classi, nei corridoi. In giardino c'era una sorta di raccoglimento religioso. E io l'ho trovato molto giusto. Dunque, cominciamo con la Perte d'Auréole, questa analisi che oggi ci impegnerà per un po', e
Ti annuncio che i video per Baudelaire stanno, su Baudelaire stanno per terminare, me ne rimarranno altri due, massimo tre, e poi ci siamo. Perte d'orire. Et quoi, vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu. Vous, le buveur de quintessence. Vous, le mangeur d'ambroisie. En vérité, il y a là de quoi me surprendre. Et cosa, voi qua, mio caro, voi in un luogo brutto, angusto, voi che bevete quintessenze, voi che mangiate ambrosia. In verità, sono un po' sorpreso. Dunque, vediamo che questo piccolo poema in prosa si apre con l'entrata di un personaggio, si apre con un dialogo, con uno scambio di parole tra due interlocutori, quindi un dialogo. E in pratica la persona che vede entrare questo altro interlocutore è sorpreso. Che dice: come? Voi che bevete quintessenze e che vi cibate di ambrosia, siete qua in questo luogo angusto, brutto? Dunque è inevitabile rimarcare immediatamente l'antitesi che viene creata già in questo primo paragrafo. E l'antitesi è che si presenta un interlocutore, scopriremo poi chi è, un interlocutore che beve quintessenze e mangia l'ambrosia, quindi fa cose metafisiche, fa cose tipicamente destinate alle divinità dell'Olimpo, l'ambrosia, le quintessenze. Questi tratti metafisici delineano una personalità che poi scopriremo chi sarà, e questi tratti metafisici si oppongono totalmente alla connotazione del mauvais lieu, dunque di un luogo cattivo, angusto, che è tipicamente un luogo terreno e che è Parigi. Perché qua noi sappiamo, come ho già detto, che la poesia di Baudelaire dona la sua valenza, il suo valore alla città e si consacra alla città. Una città che Baudelaire, come tutte le cose, vede in maniera doppia, duale. Una città e una società che lo schifano, ma che allo stesso tempo lo attraggono. E in questa raccolta lo scopriremo ancora meglio delle fleur. In Baudelaire sappiamo non esserci una sola poetica, ma una poetica tipicamente cangiante, che assume spesso degli sbalzi e delle dualità imprescindibili, come in questo caso. La città che repelle e la città che attrae. Dunque, in questo mauvais lieu, che sembra essere effettivamente Parigi, c'è un interlocutore, ci sono due persone che stanno parlando. Una di queste è sorpresa dall'arrivo di un interlocutore che sembra essere contraddistinto da dei tratti tipicamente metafisici, come un bevitore di quintessenze e un mangiatore di ambrosia. Che in un luogo brutto sembra un po' essere assolutamente una costruzione antitetica. E continua. Questa volta l'interlocutore misterioso parla. Spiega il perché si trova qua. Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, quand j'ai traversé les boulevards en grande hâte et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop, de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Mio caro, voi sapete il terrore che io sento per i cavalli e le auto, le macchine. Proprio adesso, come mentre attraversavo il boulevard, il viale, in grande fretta e saltavo qua e là, attraverso questo caos, in mezzo a questo caos, dove la morte arriva a galoppo, galoppando, da tutti i lati in una sola volta, la mia aureola, in un movimento brusco, è scivolata dalla mia testa nel fango dell'asfalto. Dunque, questo interlocutore, qua capiamo che non è solo un bevitore di quintessenze, un mangiatore di ambrosia, ma è qualcuno che ha in testa un'aureola
L'aureola è qualcosa che noi dipingiamo solitamente nei quadri, nei dipinti che ritraggono figure di santità, e l'aureola è qualcosa che evoca non solo la santità, ma anche l'invisibilità, perché solitamente l'aureola non si vede. Qua invece l'aureola ha qualcosa di assolutamente tangibile e concreto, è qualcosa che si vede e che nella fretta cade dalla testa di questa figura e si mesce al fango dell'asfalto. Dunque, se prima questo bevitore di quintessenze e mangiatore di ambrosie si opponeva al contesto di un mauvais lieu, quindi di un luogo angusto, di un luogo brutto come Parigi, Paris-Change, qua invece il fatto che l'aureola gli scivoli dalla testa indica non più una costruzione tipicamente antitetica, ma una costruzione che fonde la metafisicità alla materialità del mauvais lieu. Dunque, i tratti metafisici di questa figura, che è il poeta, questo interlocutore con l'aureola è il poeta, tutti questi tratti metafisici che contraddistinguono un interlocutore eccezionale, straordinario, si mescolano alla materialità, al piano terreno e quindi trascendente e trascendentale. Convivono in uno stesso asse. Mentre prima sembravano opporsi, sembravano essere una stonatura l'uno rispetto all'altro, qua sembrano trovare una sorta di armonia, mescendosi l'uno all'altro. Dunque, questo poeta dice: questa mattina, siccome la morte galoppa, ecco la modernizzazione di Parigi, ecco la Parigi del prefetto Haussmann, siccome tutto si modernizza, la morte viene a cavallo, galoppa in questi grandi boulevard di cui ho già parlato, e in un movimento brusco questa mattina, saltando qua e là, saltellando qua e là, passeggiando qua e là, mi è caduta l'aureola dalla testa ed è scivolata nell'asfalto. Questo è quello che succede. Il poeta di Benediction, che avevamo già analizzato nelle Fleurs, è il poeta che sa che troneggerà. È il poeta che viene deriso e che tramite la malédiction de la souffrance, de la douleur, quindi la maledizione della sofferenza e del dolore, otterrà la benedizione e la benevolenza delle sante legioni. Perché il poeta sa che alzando le braccia al cielo arriverà a godere della corona mistica che quel Dio intrecerà per lui. Una corona che così è preziosa e splendente di luce che neanche i gioielli della Palmira valgono come quella corona. Ma qui vedremo che il poeta, questo essere straordinario, non lo è più. In Baudelaire le cose si mescolano, si sdoppiano, si dividono, ma anche si completano. Questa figura di poeta, che sembra essere diversa, opposta alla figura di Benediction, è un poeta che completa l'altra nozione di poeta. Si distacca ma completa, perché non è detto che in Baudelaire le cose rimangano per forza immanenti. Come ho detto, le cose sono molto cangianti, si modificano e tendono a completarsi. E qua, quello che succede è proprio questo. La figura del poeta in Benediction è la figura dell'eletto, dell'être choisi, dell'être élu, l'essere eletto, il prescelto, colui che come l'albatro imprigionato sulla tolda con le sue grandi ali, non può camminare in terra, perché è un essere tolto dal cielo. Ma qua no. Quando l'aureola cade e si mischia all'asfalto, al fango, il poeta diventa un comune mortale. E lo scopriremo andando avanti. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser. J'ai jugé moins désagréable de perdre mes enseignes que de me faire rompre les os. Et puis, mais si je dis à quelque chose malheur est bon. Dunque, non ho avuto il coraggio di raccoglierla. Ho pensato che fosse meno deplorevole perdere le mie insigni, le mie glorie, piuttosto che rompermi le ossa, farmi rompere le ossa. E poi mi sono detto che forse qualcosa di buono potevo trovare anche lasciandola là, l'aureola.
Quindi, siccome se io solo mi fossi fermato un attimo per raccogliere l'aureola, forse un carro, una macchina, una carrozza mi sarebbe passata sopra. Adesso le strade di Parigi sono trafficate. E dunque io avrei potuto rischiare di morire solo per raccoglierla. Allora io ho giudicato intelligente, ho ritenuto opportuno lasciarla lì dove era l'aureola, perdere le mie glorie di poeta eletto e trovare del bene anche nel fatto che forse la mia aureola poteva benissimo restare lì dove era, infangata, non me la sarei più rimessa in testa. Perché? Je suis Manon, je puis Manon me promener incognito. Faire des actions basses et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici tout semblable à vous, comme vous voyez. Io adesso posso passeggiare in maniera incognita, fare azioni basse, eh? Come simili mortali, come semplici mortali, ed eccomi qua, simile a voi, come vedete, come voi. Ecco, adesso che io ho perso l'aureola e che non ho intenzione di raccoglierla, anche solo per rischiare che mi rompano un osso mentre lo faccio, posso fare delle passeggiate incognito. Io non sono il poeta eletto adesso, io sono come voi. Posso fare azioni basse, posso pagare una prostituta in un bordello, che è quello che anche fareste voi. Posso fare azioni basse, mortali, che non fanno parte di una sfera metafisica o di una sfera divina o di una sfera trascendente. Ma io in incognito sono un flaneur, passeggiatore, e lo faccio come voi. Senza l'aureola in testa, io sono come voi. Eccomi, mi vedete? L'altro interlocutore ribatte. Voudriez au moins faire afficher cette auréole ou la faire réclamer par le commissaire? Cioè, adesso che è caduta questa aureola, almeno denunciala al commissariato così che te la potranno far riavere, no? Se tu proprio non hai il coraggio di andare a riprenderla, non la vuoi riprendere, però almeno denunciale. Denuncia che ne sei stato privato al commissariato, forse potrai riaverla indietro. Ma il poeta risponde: Ma foi! Non! Je me trouve bien ici! Vous seul, vous m'avez reconnu. D'ailleurs, la dignité m'a nui. Ensuite, je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance! Et surtout, un heureux qui me fera rire. Pensez à X ou à Z. Ah, comme ça sera drôle! Dunque, no, fede mia, ma mai, ma pietà, per carità, sto bene qui. Solo voi mi avete riconosciuto. È la dignità che mi annoia. E io penso con gioia che qualche cattivo poeta la raccoglierà e se la metterà in testa, impudicamente. E poi un felice poeta lo farà e sarà ridicolo per me vederlo. Pensate a X o a Z, cita queste lettere a caso, ah, come sarà divertente. Dunque il poeta qua sta dicendo no, che rimanga lì l'aureola, non ne ho bisogno, che resti là dov'è. Basta. Non ho bisogno, qualche altro cattivo poeta se la prenderà. La dignità, la gloria mi annoiano. Io voglio passeggiare in maniera incognita, sto bene qua. Qualche poeta ridicolo prenderà quella aureola, se la metterà in testa e io lo guarderò ridendo di lui. Dunque, se in benedizione il poeta è un essere scelto, eletto, che era maledetto persino dalla madre, dall'amante, ma che comunque aveva tramite tutta questa sofferenza la garanzia di non soffrire più dopo, perché forse poteva veramente essere una guida, un eletto, il prescelto, l'unico. Qui no, qui diventa incognito. Qui diventa un qualcuno che si mesce, che si mescola al mauvais lieu e che rinuncia alla gloria. Che rinuncia all'aureola e che quell'aureola può rimanere lì dov'è. Se la prenderà qualche altro poeta sarà ridicolo. Dunque, vediamo come questa definizione non va ad annullare quella di benedizione, perché in Baudelaire nulla annulla davvero tutto il resto, ma se proprio è lo completa. Le cose in Baudelaire sono spesso duali, ma non per questo vanno una ad annullare l'altra. L'ideale non annulla mica lo spleen c'è comunque.
E lo spleen non ha nulla di certo l'ideale, perché c'è comunque desiderio di elevazione anche nei meandri delle più luride prigioni. Ok? Quindi le cose, le spleen d'Oparis non annullano i fiori del male, le fleur du mal, e le fleur du mal non potrebbero annullare questo. Semmai sono dispositivi che si completano, che si compensano, che si corrispondono e che, corrispondendosi e completandosi, si differenziano. Anche nella struttura, i fiori del male sono una raccolta di poesie versificate con una struttura metrica organizzata e con una gerarchia di sezioni, organizzate in sei sezioni. In Le Spleen de Paris tutta questa organizzazione non c'è, le poesie sono una cinquantina, ma sono organizzate a caso. E non c'è sicuramente una sezione, macro o micro sezione, che possa raggrupparle tutte. Questo non esiste nello Spleen de Paris. E soprattutto lo Spleen de Paris è una raccolta di poemi, di poesie, in prosa. Noi qua non parliamo più di strofa o di verso, ma parliamo di rigo e paragrafo. La modernità, quello che vediamo nell'ultimo verso delle Fleurs du Mal. Vers l'inconnu pour trouver du nouveau. Verso l'ignoto per trovare il nuovo, la novità, che non è solo l'oltremorte, che non è solo il post-mortem, ma che a livello di critica letteraria, come ho già detto, è l'avvento della prosa nella poesia, l'invasione della poesia lirica da parte della prosa e quindi della nascita della poesia in prosa. Dunque il poeta qua diventa un essere incognito, che si mesce, che si mescola. E la prossima volta analizzeremo una poesia che sembra confermare esattamente questa volontà di Baudelaire, di essere un flaneur, di passeggiare incognito e di commettere azioni basse. Lo vedremo nel prossimo componimento che vi annuncio, che è Les Foules, a pagina 90, Les Foules, le folle. Il poeta che parla delle folle, il poeta era l'essere che voleva estraniarsi assolutamente da tutti i tipi di folla. Perché il popolo è nemico del bello, è sinonimo di mediocrità, perché coltiva l'utilità, perché non sa cos'è la bellezza e perché uccide la bellezza. Ma c'è sempre questo rapporto duale che scopriremo si modifica in continuazione, completando altre nozioni. Ma questo sarà argomento del prossimo video. Ciao a tutti! Scappo perché tra un po' inizia la lezione su Baudelaire, l'ultima del semestre, poi avremo solo dei cicli di conferenze e proiezioni di video. Per ora vi saluto, vi abbraccio.